Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai prodotti finiti del periodo che ho messo tutti qui dentro questo sacchetto di quello giusto, così poi insomma cestinerò tutto prima della partenza. E come state? Io decisamente meglio, incrociamo le dita, la cervicale mi sta dando un po' di tregua e, però insomma il caldo fa veramente la sua parte. Io ieri sera ho lavato i capelli, in realtà ultimamente li sto lavando quasi tutti i giorni, però li tengo raccolti. Oggi mi sono imposta di tenerli sciolti, però non so quanto resisterò, anzi mi sa che si vede pure un po' di ricrescita, ma mi farò la tinta giù quando arrivo a casa, perché veramente non ce la faccio, ho caldo, un sacco di cose da fare e quindi non me la sento. Comunque la girellina è sempre qui pronta all'occorrenza. Siccome mi sto perdendo in chiacchiere, partiamo subito. Dunque, primo prodotto terminato che mi è piaciuto moltissimo, devo dire, e questo l'ho preso da Lidl, della Sien, della linea Honey Age, questo olio lavante. E sapete che mi piace moltissimo proprio come metodologia di struccaggio, scusate che abbassiamo un po' l'utilizzo dell'olio, e peccato insomma che si tratti di una limited edition, perché insomma il prodotto è molto valido, strucca veramente molto molto bene in modo delicato. Ovviamente sugli occhi conviene non aprirli prima di aver eliminato l'olio, prima di aver risciacquato, perché altrimenti vi si forma una patina e sembra di non vedere bene, è una sensazione molto fastidiosa. Comunque delicato, strucca benissimo viso e trucco degli occhi e non mi ha irritata, quindi insomma lo avrei certamente riacquistato. Poi, ennesima confezione di queste salviettine di Johnson's Face Care della linea Daily Essentials, e io con queste mi sono trovata benissimo, mi trovo bene. Sapete che non è diciamo il mio metodo ideale per struccarmi, però quando non ho voglia di farlo, quando vado di fretta e anche durante i viaggi sono perfette, per esempio se siamo truccate, viaggi molto lunghi, vogliamo insomma pulire il viso in qualche modo, sono veramente delicatissime e queste le riacquisto spesso, devo dire la verità. Poi abbiamo terminato di spuma di champagne, questo sapone crema all'argan e patchouli con una profumazione buonissima veramente, e un buon sapone per le mani, insomma molto molto profumato e soprattutto delicato, perché in questo periodo in cui ci laviamo le mani a rotazione continua insomma rischiamo di far seccare e rovinare la pelle delle mani. Devo dire che questo sapone insomma è abbastanza delicato. Poi abbiamo terminato questo detergente intimo di Felce Azzurra ed è la tipologia lenitiva con estratto di camomilla, questo qui, scusatemi, e sinceramente non lo so, non mi ha fatto impazzire né la profumazione, non l'ho trovato poi così particolarmente delicato, per cui penso che questo non lo riacquisterò, insomma non mi ha fatto impazzire. Poi Manu ha terminato di styling gommina, sapete io adoro questa marca e uso la schiuma, la mousse per i capelli ricci con la quale mi trovo veramente benissimo, e questo è il gel. È un gel che non è eccessivamente forte, insomma che non indurisce tantissimo i capelli, e Manu si è trovato bene, quindi penso che glielo riacquisterò, tra l'altro è un prodotto veramente che costa pochissimo. E questo brand io lo trovo da, comincio a sudare, sembra di avere una sciarpa, e lo trovo da Tigotà, anche se apro una parentesi, il Tigotà qui da me non mi fa impazzire per il personale, nel senso che le ragazze non sono così alla mano, non sono socievoli, non sono disponibili, hanno un approccio col cliente che è un po' aggressivo, poca disponibilità, magari è una mia sensazione, però ecco, non vado spesso ultimamente perché c'è questa situazione qui e mi dispiace insomma. Poi, sempre di Lidl,
di Sien, preso da Lidl. Ho terminato l'Aqua Rich Daily Mild Face Wash e questo ne ho già acquistato un'altra confezione che ho già inserito nel beauty delle vacanze. Io non so se nel frattempo che sto pubblicando questo video ho già pubblicato il video del beauty delle vacanze. In ogni caso, se l'ho già pubblicato non l'avete visto, insomma, andatelo a vedere. In realtà dicevo anche in quel video e dirò in quel video che questo nasce per le pelli da normali a grasse miste. Io non ho una pelle mista, anzi ho una pelle molto secca, sensibile, che tira. Però devo dire che questo prodotto non è così aggressivo sulla mia pelle, strucca e lava benissimo, quindi questo lo riacquisto sempre. Andrò un po' più veloce perché sono veramente tante le cose da farvi vedere. Ho terminato dei Provenzali questo shampoo al karité arricchito con proteine della seta per lavaggi frequenti. Io non so se questo shampoo lo fanno più, io avevo trovato così una confezione qualche tempo fa ed è appunto uno shampoo erboristico con pH fisiologico con basi di origine vegetale, appunto vi dicevo, con il burro di karité. Dunque non è un prodotto addensato con sale, non ha SLES, SLS, PEG e parabeni e a me è piaciuto moltissimo, lava molto bene, fa un'ottima schiuma, è molto delicato, ma soprattutto ho visto proprio un alto potere lavante, sgrassante proprio dei capelli, quindi questo è veramente super promosso. Così come promuovo a pieni voti, e questo lo riacquisterò, di L'Oreal Elvive Olio Straordinario, questo shampoo per ricci sublimi, con una profumazione innanzitutto paradisiaca, perché questo profumo sa proprio di cocco, è veramente buonissima la profumazione, ed è un prodotto che mi piace molto, con 6 microoli di fiori preziosi con più olio di amla, nutrizione ed effetto anticrespo, per ricci leggeri e setosi, e una brillantezza intensa, è specifico per capelli ricci e mossi, e confermo, i capelli vengono belli morbidi, setosi e anche molto luminosi, quindi questo lo riacquisto senz'altro. Poi l'ultima tintura per capelli che ho fatto è questa, una tintura professionale di Schwarzkopf palette. Avevo preso la colorazione 3.1 castano scuro, non mi è dispiaciuta, però io preferisco assolutamente di gran lunga la mia tinta di Noa, che non abbandonerò assolutamente più. Poi ho terminato questo prodotto di Antiga Erboristeria, questo ve l'avevo già fatto vedere in un video haul, insomma vedete, poi io ve ne parlo in qualche modo nel video dei preferiti o dei prodotti finiti o dei prodotti bocciati. Allora, questo è un prodotto 3 in 1, è un balsamo, maschera e trattamento senza risciacquo, può essere utilizzato proprio sui capelli umidi e poi si può procedere all'asciugatura sia col phon che al sole o all'aria. Questo in particolare è al latte di mandorla e bacche di acai ed è, se non sbaglio, specifico per capelli secchi e sfibrati. Allora, questo prodotto, innanzitutto mi è dispiaciuto il fatto che nella profumazione sappia solo di bacche di acai, di mirtilli, di frutti rossi, ma che non si senta assolutamente la mandorla, quindi questa cosa mi è dispiaciuto. Poi non mi è piaciuto l'utilizzo come maschera e come balsamo, perché trovo che non sia abbastanza efficace per i miei standard, mentre lo trovo molto molto valido utilizzato proprio soprattutto sui capelli ricci prima di procedere all'asciugatura, perché definisce bene i ricci, non appesantisce e rende il capello bello luminoso. Ho in uso quello alla fragola, che ha una profumazione paradisiaca. Poi ho terminato questo e ahimè questo lo devo bocciare, non mi ha fatto impazzire, contrariamente allo shampoo che invece è fantastico, di Naturalium, brand appunto che trovo da Tigotà ma che potete reperire anche online, questo balsamo al pistacchio e mandorla. Nulla da dire in merito alla profumazione, che è decisamente paradisiaca, e l'unica cosa è che questo prodotto come balsamo proprio non mi ha fatto impazzire, è troppo leggero, troppo delicato
e non ha quell'effetto addolcente e districante, quindi non lo riacquisterò. Comunque è un prodotto che non ha parabeni, non ha coloranti, né fenoxietanolo e né ftalati, quindi comunque un prodotto formulato molto molto bene. Mi direte probabilmente devi abituare il capello a questa tipologia di prodotto, però io ho finito un tubetto e sinceramente non sono rimasta molto contenta. Non ho gli occhiali, quindi non riesco a dirvi se all'interno ci sono delle altre cose e comunque, insomma, la profumazione è strepitosa. Poi ho terminato questa meraviglia, che può essere utilizzata sia sul viso che sul corpo. È un prodotto farmaceutico di Aderma. Si chiama Ex Omega Control, proprio la linea, prodotto appunto vi dicevo che potete acquistare in farmacia ed è un prodotto fantastico per le pelli secche, a tendenza atopica, pelli che si irritano facilmente, ultrasensibili e reattive ed è un olio lavante, emolliente, anzi è anche anti proprio prurito, grattamento. Perché la pelle secca appunto porta anche un po' di prurito, a me spesso accade sulle gambe. E io questo lo avevo acquistato in realtà quando ho avuto i problemi di dermatite, mi sono trovata benissimo, ha una profumazione ottima, è un prodotto che può essere utilizzato anche per i bambini, per il bagnetto, comunque è un prodotto sensazionale, molto molto delicato, con pochissima schiuma e più che altro un olio lavante. Perfetto per viso e corpo, non per struccarsi, ma proprio per detergere il viso sia la mattina che la sera. Poi Manu ha terminato quest'altro gel, sempre di Schwarzkopf, Taft, Super Glue. Questo ha una tenuta estrema 14 e lui insomma li divora i gel, ne usa tantissimi e questo lo abbiamo riacquistato perché lui si è trovato molto bene, quindi se volete farlo provare ai vostri mariti, fidanzati e compagni. Poi ho terminato questi due deodoranti. Il primo è questo al talco, sempre al talco di Dove. Questo è senza alcol, un deodorante roll-on. È fantastico, mi è piaciuto molto, efficace, con una profumazione buonissima. E poi il mio amatissimo, questo lo amo in tutte le salse, è il Borotalco Original, al profumo di Borotalco effetto asciutto, sempre senza alcol, questo è nella versione spray. E io questi, insomma, un po' a rotazione li riacquisto perché mi trovo molto bene. Poi ho terminato anche lo shampoo di Antica Erboristeria, shampoo e balsamo, due in uno, al latte di mandorla e bacche di acai per capelli sfibrati. Lo shampoo mi è piaciuto in una maniera incredibile, denso, corposo, ne basta veramente poco per fare una bella schiuma, lava bene i capelli, ottima profumazione, che però purtroppo non sa di mandorla, non sa di mandorla, ma lo riacquisto, voglio prendere anche quello alla fragola. Poi ho terminato, allora, dentifrici. Questa, la mia penultima confezione, avevo fatto una scorta pazzesca di questo prodotto, il Mentadent al cocco, cocco e menta, è introvabile in questo momento da me, ma ne ho altri due e l'ho adorato assolutamente perché lascia veramente l'alito fresco per tante tante ore. Mentre non ho amato particolarmente questo alla menta fresca di Himalaya Herbals, non so perché l'ho usato altre volte, questa volta mi ha dato fastidio, sentivo come un odore tipo di naftalina, non ve lo so spiegare, lava benissimo, è delicato sulle gengive, sui denti, tutto quello che vogliamo, ma il gusto e la profumazione questa volta non mi hanno fatto impazzire ed è Mint Fresh. Poi ho terminato questo relitto, praticamente lo avevo non so da quanto tempo ed è una lozione anticrespo di Bioficina Toscana ed è protettiva per avere capelli lucidi e disciplinati ed è un prodotto splendido. Io l'ho applicato sui capelli bagnati, sulle punte, insomma, per proteggerli dal calore, per rendere le punte un po' più lucide ed è ricco di oli essenziali, se non sbaglio anche rosmarino, lavanda, questa profumazione così un po' mentolata, un po' balsamica,
ed è un prodotto veramente strepitoso che credo Bioficina Toscana faccia ancora, magari forse ha cambiato un po' la confezione. Poi ho terminato questo qui che ho già riacquistato, provatelo, è meraviglioso, di Felce Azzurra, la linea addolcente, miele e latte di riso. È un sapone liquido per le mani con questo profumo al miele, mi ricorda tantissimo lo Scandale di Jean-Paul Gaultier. Avevo acquistato, e ve lo faccio vedere, ah no, non ce l'ho qui, devo ancora terminarlo, il bagnoschiuma, però il bagnoschiuma non ha la stessa profumazione del sapone. Fantastico, poi tra l'altro anche delicato sulle mani. Poi ho terminato, avevo tirato fuori, ah, ecco qua. Ho terminato questo prodotto che avevo acquistato l'anno scorso, sempre per i capelli, della linea Sol di Bottega Verde, un siero di definizione per onde morbide, beach waves, effetto mare, e questo con il latte di cocco estratto di lime. Non so se quest'anno lo ha riproposto, potrebbe anche essere, prodotto con una profumazione a dir poco paradisiaca, buonissima. Io adoro questo connubio cocco e lime, però il prodotto è veramente acqua fresca. Non fa nulla, metterlo o non metterlo non cambia niente ai capelli, non sono né troppo secchi, né troppo grassi, né troppo definiti, né troppo lisci, né niente. Quindi non lo riacquisterei assolutamente. Per quanto riguarda il make-up, ho terminato, ma ho già due di scorta. Della linea Photofocus di Wet n Wild ho terminato il correttore nella colorazione Medium Peach. Questo è il Photofocus Concealer, prodotto strepitoso. Ve ne ho parlato già nel video, se, non so, ripeto nuovamente se l'ho già pubblicato, in questo momento lo pubblicherò. Comunque è il correttore che porterò in vacanza perché, a parte la colorazione, è perfetta anche su una pelle un po' più ambrata. Ed è un prodotto perfetto per le pelli mature, quindi per i contorni occhi un po' più segnati dal tempo, più secchi, non ha una copertura elevatissima, però illumina moltissimo la zona del contorno degli occhi, non va nelle pieghette, non enfatizza i segni del tempo, è molto luminoso e si stende in maniera molto facile con i polpastrelli ed ha un effetto super naturale. Poi in questo video vi ho voluto inserire anche qualcosina per la casa, ma proprio tre prodotti, proprio degni di nota. Questo ammorbidente concentrato di felce azzurra, cocco e tiare, che ha una profumazione paradisiaca e poi ovviamente è un ammorbidente, quindi rende i capi belli morbidi e profumati. Questo l'ho già riacquistato. Poi, come tutti gli anni, non posso fare a meno di citarvi il mio amatissimo Fabuloso al cocco, forse il migliore in assoluto. Ottimo profumo, delicato sui capi, i capi sono belli morbidi e soprattutto la profumazione di questo ammorbidente dura veramente a lungo. E poi anche questo prodotto che sto utilizzando, ne ho anche qualche altra confezione, sto per morire. Qualche altra confezione, questo preso al tulipano ed è un disinfettante per il bucato, si chiama Seril Bucato, è un disinfettante profumato per biancheria, ha un profumo meraviglioso. Quando si pensa magari ad un prodotto di questo tipo ci si immagina chissà quale tipo di profumazione, ha una profumazione strepitosa. Si chiama Seril Bucato, è un presidio medico, disinfetta il bucato a mano e in lavatrice, rispetta i colori, attivo contro batteri e funghi ed è buonissimo, quindi può essere, mamma mia, utilizzato in lavatrice, ma anche per lavare, magari disinfettare delle cosine da lavare a mano. Si aggiunge un tappino in acqua, sia fredda che calda, è veramente strepitoso e questo l'ho riacquistato, tra l'altro non costa neanche tantissimo. Quindi io vi ho fatto vedere veramente tutto. Quindi il video sui prodotti finiti finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se magari anche voi avete utilizzato qualcuno di questi prodotti e contrariamente a me vi siete trovate bene o male, insomma. E vi ringrazio per aver visto il video, ringrazio veramente tutti quanti e un bacione grandissimo, anzi tanti tanti baci come dico io e ci si vede alla prossima. Ciao ciao ciao!